Gli slum o baraccopoli sono insediamenti urbani densamente popolati, fatti di baracche fatiscenti, costruite in lamiera. Le baracche dello slum non hanno acqua corrente o elettricità, sono costruite abusivamente e spesso su terreni privati. In molti paesi in via di sviluppo, soprattutto nell'Africa subsahariana, le migrazioni interne spingono sempre più persone verso città e metropoli. Milioni di persone in cerca di lavoro si ritrovano a vivere in slum all'interno della città. Le baraccopoli sono quindi legate alla povertà diffusa e alle fortissime disuguaglianze che attanagliano diversi paesi africani, così come sono legate alla sempre più grave mancanza di lavoro, soprattutto nelle aree rurali dell'Africa, su cui il cambiamento climatico e la desertificazione hanno un impatto devastante. È facile pronosticare che il fenomeno degli slum intorno o all'interno delle grandi città africane andrà via via aumentando, soprattutto perché la popolazione africana triplicherà entro la fine del secolo. Nel mondo si prevede che entro la fine del 2030 una persona su quattro vivrà in uno slum. Gli slum sono un fenomeno che anche noi in Italia abbiamo parzialmente sperimentato negli anni del boom economico, con la formazione delle cosiddette coree intorno alle città industriali del nord. Così chiamate per via della loro nascita in contemporanea con la guerra di Corea, questi agglomerati urbani ospitavano migliaia di immigrati provenienti dalle regioni meridionali. Migliaia di persone che, giunte in cerca di benessere e opportunità lavorative, si trovavano a vivere in edifici fatiscenti e pollai, in condizioni igieniche pessime e di fatto emarginati dal tessuto sociale e cittadino. Ad oggi una situazione simile, ma nettamente peggiore, si assiste approcciando una grande metropoli africana come Nairobi. Da più di 15 anni lavoriamo nelle baraccopoli di Korogocho e Dandora, due baraccopoli di Nairobi, la capitale del Kenya. Possiamo quindi parlare con cognizione di causa della condizione di vita dei milioni di abitanti di questi due immensi slum. Nairobi è una metropoli di 5 milioni di abitanti ed il 60% della popolazione vive nelle 110 baraccopoli che circondano il centro della città. Qui il tasso dei malati di AIDS sale dal 12 al 60% e per la maggior parte colpisce donne e bambini. Il 26% dei bambini tra i 5 e i 14 anni lavora in condizioni disumane, 12 ore al giorno per meno di 2 dollari. Si tratta di circa 300.000 bambini e di circa 6.000 di loro che lavorano nella discarica di Dandora, la più grande a cielo aperto dell'Africa e la più inquinata del mondo. Dandora e Korogocho ospitano al loro interno milioni di persone. Le baracche in cui vivono sono composte da lamiera e materiali di recupero. Sono spesso di una sola stanza e non hanno acqua corrente o elettricità. Le famiglie dello slum sono costrette a utilizzare i poco igienici bagni pubblici presenti nelle baraccopoli, spesso dovendo addentrarsi per le anguste strade fangose dello slum anche di notte. Il tasso di criminalità nelle baraccopoli è altissimo. Moltissime gang locali controllano il territorio e il lavoro all'interno della discarica, ma tantissimi sono anche i casi di violenza sessuale, di tossicodipendenza o alcolismo, anche tra i giovanissimi. Insomma, uno scenario infernale. Ad aumentare l'assurdità di un simile contesto ci si mette anche lo sviluppo urbanistico della città. Se alcuni decenni fa le baraccopoli erano infatti ai margini di Nairobi, oggi la metropoli si è sviluppata intorno a loro. Sono quindi quartieri all'interno della città, a pochi chilometri in linea d'aria dai quartieri residenziali della medio-alta borghesia. Dal 2006 Alice for Children lavora per aiutare i bambini delle baraccopoli e le loro famiglie. All'interno delle nostre scuole dello slum aiutiamo 3.000 bambini dando loro un'istruzione, cibo e cure mediche per crescere in salute e avere un futuro migliore. Grazie a tutti i nostri sostenitori, portiamo una speranza in un luogo infernale come gli slum di Nairobi.